Massimo Tosi, presidente dell'SSB, anche del Panathon, sicuramente lei non ha mai problemi di noia durante il fine settimana, no. Anzi tutta la settimana a busto, giusto? Sì, ecco. Effettivamente siamo sempre impegnati o con gare o con società o con convegni. Ultimamente siamo andati all'Hotel Melia dove ci abbiamo provato Marani e c'era il presidente della FIGC, c'era Antonio Cabrini, c'era un po' di personaggi, insomma, ci andiamo. Ci andate. Questo è un evento incredibile, importantissimo, no? Le finali di Coppa Italia della pallavolo e quindi è un lustro per busto. Lei però rappresenta tantissime società, tanti sport che sbagliando si definiscono minori. Perché sbagliando in realtà si definiscono minori, noi abbiamo iscritti circa 60 società sportive, la Yamamay chiaramente è una delle nostre iscritte, noi sono contentissimo di queste manifestazioni, di questo risultato che ottiene, anche siamo andati a vedere anche la Coppa Corsa quando ha vinto. È bello, Busto sta esplodendo, Busto sta avendo un biennio, un triennio addirittura di manifestazioni eccezionali, da quello che riguarda la pallavolo, da quello che riguarda la pallanuoto, da quello che riguarda anche il calcio in sé, certo. Diciamo che si sta lavorando molto bene nello sport cittadino, si sta lavorando bene anche per i settori giovanili, perché ci sono molti settori giovanili, tipo anche la futura volley, tipo eccetera, che comunque stanno lavorando per i bambini. Cosa servirebbe? C'è qualcosa che si può fare? Un piccolo salto di qualità ancora? No, servirebbe solamente che probabilmente le società si rendessero più disponibili a tante manifestazioni, a tanti eventi che noi come SSB facciamo, dall'evento dello psicologo per i bambini, dall'evento del CONI, dall'evento delle fatture elettroniche, insomma tutte cose che noi diamo come servizio alle società. E tante società probabilmente non recepiscono questo fatto. Perché tanti magari, sono gli impegni quotidiani. Magari poi hanno i loro commercialisti, i loro medici, però sono cose comunque che i confronti servono. Noi come ogni anno facciamo la giornata dello sport, che anche quest'anno faremo e abbiamo fatto a settembre, anche lì io ho visto la partecipazione che non è stata come prevedevo. Su 60 e passo età sono arrivati in 40, che è già un bel risultato. Certo. Però prevedo, anzi vorrei che per il prossimo evento ci siano tutte le società, tutti gli sport, anche sport che magari la gente non conosce. Infatti, tanto perché più sono le Olimpiadi quest'anno. Tanto più sono le Olimpiadi, dobbiamo farci conoscere, anche le società devono farsi conoscere la gente che non sa, magari che c'è uno sport, il tiro dell'arco, dico, o il cricket o qualsiasi cosa, magari uno non la conosce. Questo è un evento, un momento di farsi vedere. Poi, altra nostra, diciamo, fiore all'occhiello è la Pasqua dell'Atleta, dove premiamo tutti i campioni italiani e europei di busto in Basilica. Il Monsignore chiaramente ci ospita volentieri, lo facciamo disperare un po', però ci ospita e anche quest'anno sarà un evento abbastanza importante. Benissimo. Chiudiamo, dedichiamo un pezzettino di questa coppa comunque anche a tutte le società di busto. È una bellissima coppa che spero che tanti vincano, tante società vincano, ripeto, e soprattutto io tengo molto ai settori giovanili. Sì, perché sono il futuro. Sono il futuro, poi un'aggregazione diversa, devono stare assieme, devono essere uniti. Non si gioca solo per vincere o per il denaro, si gioca perché ci si diverte. Questo è lo sport. Grazie Presidente. Grazie. Buon weekend, impegnato come al solito. Sì, sì, sì.